9.000 giri, buongiorno Luca, ben ritrovato. Sei ancora abbronzato, beato te che hai fatto le vacanze. Tu dove sei andato, scusa? Io ne ho fatto le vacanze al freddo. Al freddo e al gelo, devo soffrire. Mi devo temprare. In cantina l'hai fatto? Assolutamente sì, in cantina. Vabbè. Allora, inizia col botto questa. E ogni tanto capitano anche queste sorprese qua. Mm-hmm. Non è che ci capitano tutti i giorni, però ogni tanto capitano anche queste vetture qua, che non sono molto, molto diffuse. Allora, questo abbiamo deciso appunto di fare un video su questa macchina per far capire un po' il tipo di lavoro che facciamo. Cioè, questo qua è un cliente, allora, anzitutto Bentley Continental GT, biturbo, 6.000 di cilindrata, 560 cavalli con 650 Nm di coppia, una macchina sicuramente tutta meccanica, Volkswagen Audi, quindi assolutamente affidabile. Macchina che ha qualche anno però, eh? Macchina che ha qualche annetto, però insomma è una macchina che si presta ancora, certo, che si presenta bene, ha un motore poderosissimo, un'accelerazione da 911, una roba, con una massa che peserà 3.000, mm-hmm, 3 tonnellate, una macchina del genere. Quanti chilometri ha percorso questa, solo per avere un'idea, inquadrarla? Onestamente devo controllare. Okay, va bene. Comunque diciamo ha fatto un pochino di strada, mm-hmm, anzi sicuramente ha fatto un po' di strada, dopo ti spiego anche perché. Allora, diciamo che la partenza del lavoro era appunto fare la centrale elettronica, quindi il solito discorso via seriale, avere più coppie, più potenza, avere una spinta maggiore, visto che comunque è un biturbo e solamente con la centralina una macchina del genere poco tanto, ma 70-80 cavalli li recuperiamo. E quindi questo era il motivo per il quale il cliente ci ha contattato. Poi, come ogni tanto succede nella vita o nelle macchine che facciamo, ci ha chiesto appunto di dare una controllata generale e lì abbiamo appunto, portando sulla macchina, rumori sospetti sull'avantreno veramente fastidiosi, messa la macchina sul ponte e abbiamo scoperto appunto che lì c'è da fare un grosso intervento non di elaborazione ma di riparazione, quindi proprio il concetto dove dici ok, prendiamo un lavoro per potenziare la macchina e poi cerchiamo di sistemare un'altra parte di lavori che viceversa non c'entrano niente con l'elaborazione. In questo caso la macchina ha bisogno di un grosso intervento su tutta la parte del cinematismo anteriore, quindi revisione della scatola sterzo, revisione dei due semiassi perché le cuffie interne che ormai sono andate, i quadrilateri, i braccetti, cioè le biellette della stabilizzatrice, in sostanza dobbiamo mettergli a posto tutto l'avantreno. Quindi uno parte, diciamo, mettiamo a posto la macchina, elaboriamo la macchina, dico sì, aspetta un momento, lavoriamo la macchina, però prima la mettiamo a posto. Perché... Certo, sai cosa mi fa specie? Che spesso i clienti, no, e gli utilizzatori dicono mi preoccupo, qual è il suo problema? La centralina per avere un po' più potenza. Poi magari trascura il fatto o non percepisce guidandola che la macchina ha dei problemi differenti, no? Poi va bene la potenza, gliela dai, certo, però cavoli, non senti che la macchina... No, è esattamente questo qua il concetto, e ce ne capitano sempre più spesso, cioè da noi siamo specializzati, ci conoscete come centro di elaborazione auto, benissimo, preparatore, da 30 anni, quello che vogliamo, ma sempre più spesso abbiamo gente che o non vuol vedere o non si accorge che la macchina ha dei problemi e loro partono sempre, belli, col direzione, elaboriamo la macchina, quindi tante volte dobbiamo convincere il cliente o di istruirlo, no, assolutamente, istruire il cliente e dire guarda, prima la macchina, per poterla come dire, modificare, la macchina deve essere assolutamente a posto, cioè se uno mi porta una macchina con la spia motore accesa, con problemi sugli ammortizzatori, andiamo a addirittura quasi a peggiorare perché gli vado a creare un problema ulteriore, quindi la macchina, tutte le macchine si possono ottimizzare, più che elaborare, che il termine giusto sarebbe ottimizzare, però la macchina deve essere meccanicamente a posto. Certo, certo, giustissimo. Ok, ci spostiamo nell'officina grande? Sì, così vi faccio vedere un altro paio di cose. Vai. Sì, sì, sì. Eccoci qua. Oh. L'hai appesa? L'ho appesa, esatto. Sì, l'ho messa lì. L'ha messa lì così sul trespolo. Allora. Allora, qui noi ci eravamo lasciati a luglio, mi sembra, quella che avevamo visto, mi sembra a luglio. E aveva fatto un'analisi di questa, delle problematiche di questa macchina e tu mi hai detto quanto tempo ci mettete a sistemarla e noi ottimisticamente parlando un mesetto, sì, buonanotte, abbiamo fatto, ho dovuto fare molto più, cioè una tempistica molto più lunga perché i lavori che abbiamo fatto sono stati molto più consistenti. Allora partiamo, ecco, cioè, qua lo si vede già montato, abbiamo tirato giù il motore in blocco perché perdeva olio, cioè mangiava olio, proprio che perdeva, mangiava olio. Quindi è stato tirato giù. Mi sta facendo senso se la vogliamo abbassarla un po', altrimenti la teniamo lì, così, la vuoi abbassare un po'? Sì, no, se vuoi abbassarla. Sì, ti ringrazio, se ce la abbassi un po'. Grazie mille, grazie.
Intanto tu vai avanti. Sì, allora, riportato il motore in rettifica, rifatto completamente il motore, soprattutto la parte della testa. Il punto delicato di questa macchina è appunto la testa, quindi hanno rifatto completamente la testa, quindi dalle valvole, sedivalvole, cioè tutto quello che riguarda la testa è tornata nuova. Poi spianatura, quindi abbiamo abbassato la testata, messo a posto la parte dei cilindri, fasce, il motore, vabbè, poi esteticamente l'abbiamo ricondizionato, quindi anche l'occhio vuole la sua parte, quindi il monoblocco perfetto. Adesso il monoblocco, una volta che lo accendiamo lo proviamo, siamo a posto. Ad esempio, messa a posto anche delle piccole cose, vedi che questo qua è il collettore di scarico, il collettore di scarico è introvabile, era crepato, l'abbiamo riparato, quindi riparato in maniera chiaramente fatta in maniera intelligente, quindi una saldatura che dura, se no chiaramente questo collettore qua in ghisa non lo trovi da nessuna parte. Cosa fai? E non c'è nessuno che li fa, non sono parti difficili. Può darsi che da qualche qualche artigiano li fa, ma con una difficoltà enorme, quindi a questo punto chi ci fa il lavoro sul monoblocco è molto bravo nelle saldature, ci ha fatto questa saldatura, è come averlo nuovo in sostanza. Turbina, quindi la turbina anche lì è un disastro, pescava olio da tutte le parti, rifatta completamente nuova. A questo punto il solito discorso, giranti in avion per avere meno inerzia, cioè dove abbiamo potuto, abbiamo sistemato la parte meccanica e abbiamo migliorato, nel caso in cui appunto ci fosse stata la possibilità, abbiamo migliorato alcune parti, per cui turbina revisionata, giranti nuove, al posto che mettere giranti normali abbiamo messo in avion, quindi ha meno inerzia e sicuramente la macchina rende meglio. Questo da un punto di vista meccanico. Tutte le tubazioni, adesso qua stanno ancora rimontando perché è la parte finale, quindi tutte le tubazioni che ormai erano cotte e stracotte, quelle che siamo riusciti a trovare, tutte fatte in silicone, quindi tolto via le tubazioni, tolto via quelle magagne, c'era una pop-up montata malamente, una valvola di sfiato del turbo montata malamente, quindi diciamo a lavoro finito come motore questa macchina dovrebbe tornare iperaffidabile. Okay. La parte ammortizzatori la vediamo di qua, se Pascal viene di qui, sistemati gli ammortizzatori che anche qui in questo caso erano completamente scarichi, quindi abbiamo optato per dei Bilstein B6 fatti fare in maniera specifica alla Bilstein, tramite l'NTP alla Bilstein, quindi anche la parte assetto a questo punto è a posto. Ci manca la parte frenante, vabbè, questo dischi e pastiglie è una cosa abbastanza banale, diciamo che una volta finiti questi lavori questa macchina ritornerà ad essere affidabile, cosa che viceversa era un po'... Perfetto, molto bene. C'è un'altra cosa di cui ci devi parlare però? Sì, adesso vi porto di là ancora, nell'altra parte, vi faccio vedere l'ultima macchina sulla quale stiamo lavorando. Allora, questa è l'altra macchina che volevo farti vedere. Sono sempre dei lavori un po' particolari, anche se la macchina non è che dica niente di eccezionale. No, okay, stai toccando uno dei miei miti, perché questo è un Cooper S. Ah no, è vero che tu sei appassionato di R54 o 55? 2005. E quella col compressore volumetrico. Compressore volumetrico. Adesso fai le sigle delle adorata, mini. La mia adorata. Ok, ok. Allora, compressore volumetrico, questo è l'intercooler. Siamo partiti qua dal concetto di potenziarla e quindi il potenziamento passa sempre attraverso la parte elettronica, però se contrariamente a un discorso di turbina gestita elettronicamente, se tu vuoi aumentare le prestazioni devi aumentare in questo caso o i giri della turbina o in questo caso i giri del compressore. Purtroppo col compressore tu non puoi aumentarli elettronicamente, devi agire un po' come se fossero i rapporti della bicicletta, cioè devi, il compressore è comandato da una puleggia e una cinghia che girando comprime l'aria all'interno del compressore Eaton e ovviamente dà la pressione necessaria. Per poter aumentare la pressione io devo andare, come dire, metto un regolatore su una bicicletta più piccola, una corona che non mi veniva al termine, più piccolina, il compressore gira più velocemente, comprime più aria e automaticamente ottengo più potenza. Quindi in questo caso c'è un kit apposta con la sua puleggia, la si vede lì, con la sua cinghia. Peccato che per andare a montare questo aggeggio il problema non è tanto il compressore, il kit e quanto, è montarlo. Quindi qui adesso si vede, per poterlo montare lo spazio è talmente angusto che bisogna o tirare giù il motore, come in questo caso abbiamo sganciato i supporti motore, il motore viene su e si riesce ad agire. In questo momento è sganciato, visto che prima l'avete sollevato. È sganciato, perché se no non hai lo spazio fisico per entrare dentro con le mani. Certo. Quindi
facendo, adesso di queste macchine qua ormai ce ne sono poche, però sono elaborazioni che venivano fatte, lo stesso sistema era fatto sui compressor della Mercedes, le prime serie con ancora compressore, sia sulla serie C che sui CLK, erano tutti compressore, quindi anche in quel caso i clienti ci chiedevano un potenziamento sempre tramite questo sistema, in quel caso era più agevole andare a cambiare la puleggia, sulle Mini è un casino, è un casino perché... però chi ha questa versione se la tiene stretta, difatti io ne ho una che sai a 180.000 km e non ci penso assolutamente a cambiarla perché è una macchina che dà un gusto alla guida veramente difficile da trovare anche su vetture molto più potenti. È diversa, come dire, l'erogazione del compressore è diversa rispetto a quella turbina. Il compressore normalmente dovrebbe darti più corpo, cioè più potenza in basso, mentre te ne dà meno in alto, perché a un certo punto arriva fino a un certo limite, stacca e poi va per inerzia. È esattamente il contrario del turbo. Poi hanno fatto questi turbo a bassa pressione che danno molto in basso, però il compressore ti serve per avere proprio la parte iniziale di scatto che è diversa dalla... Io il compressore, sai benissimo, ho avuto anche quella con col turbo e non è la stessa roba. Certo. Cioè, questa è un'altra cosa. Infatti mi fa piacere che questo cliente abbia voglia di investirci uno dice è del 2005 C'è stato un periodo fino a una decina di anni fa dove diverse case avevano puntato sul compressore. Il compressore nasce dagli anni 30 per dire, quindi è una cosa molto vecchia come concetto tecnologico, però è stata ripresa appunto dal gruppo Mercedes BMW. Dopodiché è stato abbandonato, cioè adesso hanno abbandonato un po' questo sistema e si è ritornati al discorso della turbina gestita elettronicamente. Va bene, Luca, grazie mille. Okay. 9.000 giri, come sempre ci vediamo settimana prossima. Sì. Ciao. Ciao Frank. Ciao, ciao.